Il più grande problema dell'allenamento è che spesso le persone vanno a imitare i movimenti che vedono in palestra o vedono in giro. Invece un personal trainer, il suo lavoro e il suo impegno dovrebbe essere di aiutarti a allenarti con senso, con impegno, con pensiero. Allora, un bicipite, semplicissimo, no? Tutti lo fanno così, semplicissimo, pom pom pom, a ripetizione, senza pensare. Però la cosa importante, se aggiungiamo due accorgimenti piccolissimi, possiamo aumentare l'efficacia del nostro movimento. Allora, prima, lasciamo che l'omero, la parte alta del nostro braccio, rimane attaccato alla cassa toracica, ok? Il gomito all'altezza del nostro punto vita, e questa è la prima cosa. Noi, il nostro perno diventa il gomito e io chiudo. E questo è un primo accorgimento di fare un bicipite nel modo corretto. L'altro possiamo fare è rompere il polso. Giro leggermente per farti vedere. Se io rompo il polso, aumento il carico sul mio bicipite e mi permetto a già, diciamo, lavorare meglio. Ma non è finito qua, perché ho un altro trucchetto di farti vedere come la tua personal trainer. Io sono la tua personal trainer e ti faccio vedere che cosa facciamo. Oltre rompere il polso, oltre attaccare i nostri omeri contro la cassa toracica, quando veniamo su facciamo una piccola torsione del nostro polso, e se tu vedi bene i miei bicipiti fanno quell'ultimo picco di concentrazione, quell'ultimo tocco che fa sì che il mio braccio diventa veramente modellato, tonico e bello.